Benvenuti amici, io sono Salpimpo, oggi torniamo su Little Nightmares 2. Tra l'altro mi è appena arrivato il Blue Yeti X, quindi lo sto provando in questo preciso istante su questo gioco. Quindi adesso spero che i volumi siano a posto. Non ho configurato completamente nulla. Quindi l'altra volta ci siamo lasciati qua, abbiamo preso una trambata in faccia nel tentativo di prenderci questa palla qua. E io mi devo fregare. Mi stava rifregando. Mi stai fregando. Ma dico, se io voglio prendermi le palle, giù. Vieni qua, palla. Se io voglio prendermi le palle, perché non mi fate prendere le palle? Giusto? Ok. Forza. Lì c'è un buchino. Andiamo. Posa, posa, bimbo. Posa la palla. Abbassati la cornicina perché dobbiamo andare lì. Le palle, poi ci. Salve. Chi sei? Aspetta un attimo. Fammi una scivolata qua. Vieni qua, non ti faccio niente. Vieni qua. Vieni qua, dove sei? Dove è andato? Adesso 3 ore. Mi raccomando, ragazzi, supportate sempre la serie di Little Nightmares 2. Non mi freghi più, Ramoscello. Non mi fregate più. È quel tizio di prima che piazza le trappole. Quindi mi raccomando, ragazzi, per una serie intera su Little Nightmares 2, mi raccomando, lasciate like come se piovessero. Così ci facciamo tutta la serie di questo gioco. Ma ci hai rotto le scatole con queste trappole. Ma dico, ma così si accolgono gli amichetti. Vieni qua. Vieni qua perché ti stacco le braccia. Vieni qua. Vieni qua. Mi infilo pure io da qua. No, non ci passo. Sono troppo grosso con quel sacchetto di carta messo in testa. E allora vado di qua. Vai, bimbo, non ti incastrare con i piastri. Apri, bimbo, veloce. Dai, su. Sempre trappole, pure in bagno. Uno manco può andare in bagno più. Che già ti fanno le trappole. Bimba, dobbiamo andare lì. Fai una cosa, vieni qua. Fai una cosa, spiaccicati al muro che mi fai salire, no? Sei inutile come le scimmie. Vabbè, allora che faccio io? Salgo di là allora, scusa, qualcosa devo fare. Possiamo salire da qua? Ok, saliamo da qua, forza. Avanti, io non ti aiuto. Perché attualmente sto facendo tipo 5 giochi contemporaneamente. Quindi ricordarmi i controlli di ognuno è una cosa complicata. Tua sorella lo sai dove è messa? A casa sua, non è che può essere altrove. Giustamente. Allora, piano, calma. Abbassiamoci. Fa le trappole con i giocattoli. Ma non è che ce li hai solo tu i giocattoli. Guardali come scappa. Se però non scende dall'altra parte. Via. Ok. Piano, perché qua sto bimbo è un po' malefico. Ci sarà sicuro un'altra trappola da queste parti. Quindi evitiamo il centro della zona. Porta chiusa. Ovviamente non posso aprirla. Allora, che facciamo? Ramoscello. Piano, piano, perché questo con le trappole ci va a nozze. Esattamente. Guarda quanti sono. Ero io, forse. La controllavo io? No, l'hanno rapita. Qualcuno che mi liberi, per favore. Hanno rapito la mia amichetta. Sono rimasto solo, soletto come un scricciolo. Bimbo, mentre tu ti fai intrappolare, ti fre... A te una trambata in fronte te la darei. Nel dubbio, vieni qua. Questo lo prendo, ti spacco la testa. Ti spacca tutti. La testa! Oh, esattamente questo intendevo. E che cos'è tutta questa malvagità nei miei confronti? No, allora quello me lo porto. Scusate, se volete le trambate in testa, mi vendico di quella di prima. Mi vendico. Però non lo so se loro possono aggredirmi. E mi sa. Però ti ho ucciso anche io. Forse l'ha ucciso per il suo stesso secchio. Evitiamo di prendere le trappole a terra, che sono la nostra fregatura. Anche su Dark Souls, faccio la stessa fine con le trappole. Tizio e crepa. Oh. Allora, ci sono. Non è che si vedono. Ah, perché lì c'è. Lì c'è effettivamente. Quindi mi sposto un po'. E così impari. Evitiamo di percorrere il centro delle stanze, perché è proprio lì che si nascondono le trappole.
Allora, questo penso di poterlo lasciare. Vado di qua. Possiamo andarci di qua. Ci possiamo andare, bimbo? Dai, su, veloce. Ok, qua trappola sicuro. Trappola. Però stavolta non cammina al centro. Ok, ho sentito rumorissimi, brutti. Sentito rumori molesti. Però evitiamo il centro. Il centro. C'è nessuno qua? Chi è la maestra? Abbiamo la maestra anche qua. No, maestra, non ti giri. Non lo fare. Che è? Ma che c'hai? Gli scagnozzi? Che hai? I cagnolini al guinzaglio? Allora corro. E allora corro. Ma sentite. Mi sguinzaglia contro i ramoscelli. C'è una chiave lì. Piano, calma. Mi nascondo qua. Qua non mi puoi vedere. Sono sotto al bambino. Spero non faccia cose puzzolenti. Posso andare, maestra? Maestra, posso. Grazie. Grazie mille. Mi nascondo qua sotto il banco. Maestra, non sono qua. Tranquilla. E non mettere i punti che spacchi la lavagna. Tranquilla, maestra, non è successo niente. Non c'è niente qua. Ci sono sempre i tuoi alunni che ti ascoltano. Via, che c'era una chiave. Non ti girare. Ok. E fin qua ci siamo. Adesso farò il casino per prendere sta chiave, no? Lo sapevo. A posto così. Grande, grandissimo. Dico, dovresti staccarti dalle cose che cadono. Via. Mi hanno sentito, mi nascondo. No, è caduto l'armadio. Ma non è che è colpa mia. Guarda, che faccia bella. Non ti allungare il collo per vedere chi c'è qui. Non c'è nessuno. Sono buono almeno. Almeno ne è valsa la pena. Ti ho fatto fare uno spuntino. Ah, dovevo nascondermi forse qua. Qua non ci va proprio. No, ci va. Avrei dovuto nascondermi qua. E allora via. E via. E via. Maestra, non sono qua. Tranquilla, mi si vede la giacca. Tranquilla. Che faccia carina che hai con sto collo lungo. Manco fossi, non lo so. Ispettore Gadget. No, non lo fare. Chiudi, chiudi, va, che entrano gli spifferi. Mi prendo il raffreddore. Chiudi, chiudi. Ah, questo così, si è aperto. Grande così. Mi frego la chiave. Forza. E la intaschiamo. Benissimo. Torniamo indietro. Adesso sarà un problema, giustamente. Dove? Salve. Maestra. Ma che cos'è? Non fare la maestra cattiva, guardala lì. Via. No. Ma se prendo da dietro la lavagna? La cattedra. Ma bacchetta ai bambini. Maestra. Ma quanto sei brutta. Io me ne vado da lì allora. Solo che ho paura che le si giri. Ma è. Non lo fare. Ma guarda verso di là però. No, non mi conviene andare di là. Maestra, no. Perché adesso insomma, via, 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 bimbo veloce. Non tanto. Ma dov'è che devo andare di preciso? M'ha visto? Maestra, fammi capire quello che devo fare. Non mi mangiare. Dico, ma non hai altro da sgranocchiare, no? No, è un, non so, un Kit Kat. Una barretta energetica. Non lo so, perché ti sgranocchi i bambini? Piano. Se io mi metto sotto al banco, no? Vado via banchi. Perché lì in fondo non mi vedo più manco io. Posto. Vai, lascialo in pace quel bimbo. Dai, su. Basti tu adesso una faccia di capo. Via.
Non mi vedo. Maestra, levati le scatole. Ok, lei adesso ritorna indietro. Però qua non so se sono visibile. Non mi vedere. Perfetto, e allora via. E allora via, che ce l'abbiamo fatta. No, via, corri, corri, bimbo. Via, mi serpente. Non lo fare, non ci arrivi. Il tuo collo non è abbastanza lungo. Via. Ho preso la chiave. Infila, bimbo, veloce. Veloce. No, vabbè. Ok, anche questa fatta. Però ancora la mia amica non l'abbiamo salvata. E ciò è un problema. Forza, lo dico. Amica, dov'è che ti hanno portato? Tu sei amico o nemico? Rivelati. Mi sa che è nemico. Si è rivelato. Capito, ma se io dovrei prendere quella cosa lì. Diciamo che tu ti strozzi. Io vado. Via. No, e allora c'è il tubo di metallo. Vorrei prenderlo perché mi serve per spaccare qua la porta. Però ho paura che lo mi... Bimbo, ci hai fracassato le scatole. Adesso ti picchio. Calcolate male le distanze. Non calcolate male le distanze in questo gioco, altrimenti ci fate questa fine. Lo dico io che muoio più qua che in tutti i vari Dark Souls messi assieme. Vieni qua, testiamo scena, vieni qua. Strozzati che poi vado a prendere quella. Se vieni qua ti spacco la testa, vieni qua. E perché poi si ferma il furbone? Si ferma proprio a distanza di sicurezza e poi mi salta addosso. Proprio sono nemici molto intelligenti, devo dire. Vieni qua perché ti spacco il cappellino, vieni qua. Il furbacchione si ferma. Io colpisco allora quando tu ti fermi. E adesso non si ferma, guarda qua. E colpisco adesso. Ecco qua. E così impari a rovinare l'esperienza ai bambini che vanno a salvare le bambine. Via. E via. E questa me la porto nel dubbio. E via. Questa nel dubbio me la porto. Non si sa. Ma la possiamo lasciare qua. Ho scherzato, tranquillo. Saliamo. Sempre calma e circospezione. Saliamo. Bimbo, arrampicati che ce la si può fare. Andiamo di qua. Vedo la maestra con il collo lungo. Maestra. Ho capito, ma io devo avanzare. Via. No, mi ero infilato. Che cos'è? Che ti intersechi dentro le scatole tu? Ma che c'hai la lingua pensile? Non lo so. Via, bimbo. Non facciamo casino. Il problema è che mi lasciano le bottiglie dov'è che non devono essere. Giustamente. Allora mi nascondo qua, così aspettiamo che lei se ne vada. Via. Mi scatolo. Non c'è niente qua su, tranquillo. Guarda che faccia che hai. Ma non ti fai paura la mattina quando ti guardi allo specchio. Ok, non c'è niente. Se n'è andata. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con l'altro. Giusto. E continua a fare quello che stai facendo. Che me ne vado. Non ha fatto rumore. Il barattolo non è caduto. Così. Adesso dobbiamo appenderci. Via. Saliamo. E fin qua ci siamo. Fin qua. Piano che ci cadiamo. Quella mi sente. Adesso farò nuovamente casino, perché devo far cadere l'asse. Giusto. E facciamo cadere l'asse. E corriamo. Via. Infilati. Ok. Buttati giù che è morbido. Perfetto. Buttati giù che è morbido. Arrampicati. Ma la nostra amica che fine ha fatto? Di qua. Perfetto. Buttiamoci. Maestra, ci hai rotto un po' le scatoline, devo dire, eh? Sappilo. Io prendo la scorciatoia. Vado di qua. Però forse avrei dovuto spostare la scala. Non lo so, nel frattempo mi butto da qua. E ci crepo. Bellissimo. Morte proprio, la miglior morte che abbia mai fatto in questo gioco. Posso fare qualcosa qua? Devo spostarmi la scala, mi sa. Qua non posso fare niente, devo spostarmi la scala. Perché ci fiondiamo a capofitto se prima non diamo un'occhiata in giro? Dobbiamo spostare la scala, no? No? E allora?
Ah, così, ecco. Perfetto. Saliamo qua. Tutto a destra. Allora non devo buttarmi all'altra parte. Devo salire qua sopra. Almeno. Vai bimbo, vai che siamo tutti con te. Sali. Ecco qua, sulla destra dobbiamo andare. Non buttiamoci all'altra parte, verso l'ignoto. Eccomi. Mi ha sentito? Non lo fare. Vai bimbo, vai che ti mangiucchi le cappine. Vai, vai. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho l'ansia. E adesso mi butto da qua? No, no. Direi di no. Devo saltare nella pila di libri. Via, saltiamo nella pila di libri. Mi arrampico da questa parte. Saltiamo dall'altra parte. Giusto, via. Piano, tutto casino. No. Non guardare, non ci arriva il collo qua. No. No. No, non puoi, non lo puoi fare. Ma quanto ce l'hai lungo sto collo? Ma che sono 30 metri di lunghezza, di bellezza. Via. Ancora. Non c'è nessuno. Arrenditi. Devo saltare di là, sì. Non si arrende. Capito, che faccio io? Ah, se n'è andata proprio. Grande così. Si può? Via. A posto. Allora, mi sa che dobbiamo entrare lì, però la porta è chiusa. Giustamente, quindi che faccio? Mi sposto. Ah, forse si sposta questa. Ah, ok. Vai, bimbo, sposta. Veloce, 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 che dobbiamo aprire la porta. Che c'è la maestra ad attenderci, che bella cosa. Ok, e fin qua ci sia. Che stai a fa, bimbo? Dritto, dritto davanti a te. Dritto davanti a te. Perfetto. Apriamo la porticina. Perfetto. Salve. C'è nessuno qua? Posso salire qua? Io voglio salire ovunque. Vediamo, vediamo, vediamo. Sempre calma e circospezione. Dove siamo qua? Devo salire le scale, mi sa. Qua c'è un pertugio. Si può salire da qua? No. Niente, qua ci manca la chiave, quindi dobbiamo andare alla ricerca della chiave. E saliamo su, allora. Sempre con calma e circospezione, non facendo cadere bottiglie varie ed eventuali. Ma voi mi fate gli jumpscare, io vi devo salvare, però voi mi fate gli agguati qua. Che cos'è questa malvagità nei confronti di un piccolo panettiere? Niente, andiamo dall'altra parte, allora. C'è niente qua, disegnino. Manca il quadro, si è staccato. Lo prendo io, no? Niente. Che faccio? Mi prendo il posacenere. Ve lo tiro. Bravo. Hai fatto... No, no, mettilo lì, giusto. Là va benissimo. Hai fatto tutto da solo, ma adesso stai continuando a fare tutto da solo. Allora, niente, dobbiamo saltare qua e poi nella maniglia. E via nella maniglia. Ok. Giochiamo a scacchi. Giochiamo a scacchi, forza. C'è una bimba qua. Bimba. Bimbo, chiunque tu sia. Sei morto? Che ti è successo? Ti sei infilzato la testa nel pezzo degli scacchi? È legato. È legato, io non posso fare niente. Mi prendo il pedone. Niente. Ah, la spada. Mi vado a fregare la spada. Come ci arrivo lì? Non ci arrivo lì. Magari possiamo fare la stessa cosa di prima. Però non vedo pezzi. Lì c'è un pezzo del re. Non credo che mi possa essere utile a salire lì, però, no? Nel frattempo procediamo. Questo lo tiro nel dubbio. E lo lascio. Attenzione. C'è una combinazione di pezzi. La torre è qua. Buttiamo via la torre. Ok. Via. Buttiamo. Ci serve solo il cappellino della torre. No, ma non è la torre, è la regina. Allora, regina in alto a sinistra. In alto dove? In alto a sinistra. Non si capisce niente in questa scacchiera, però. Il re ne... Ah, il re è il bambino, allora. Quindi due caselle in giù c'è il re bianco. Mentre la donna è quella lì. Ok. Corriamo, bimbo. Quindi la donna è questa.
Giusto? Perfetto. Il re è quello lì. Vediamo di poterci arrivare in qualche modo. Come ci arrivo lì? Che faccio? Svolazzo? E via. No, dobbiamo trovare qualcosa da mettere sotto. Ah, aspetta, perché forse posso trascinarmi la torre, no? Infatti, posso prendermi lo sgabellino. Perfetto. Quindi, aspetta un attimo, dobbiamo prenderci il rally. Però qui mi diceva qualcosa. No, aspetta, allora è la torre quello. Ah, è la torre allora quella, perfetto. Allora, facciamo così, stacchiamo la donna. Ok, buttiamola, via. Via, prendiamo la torre. Così possiamo salire a prendere il re. Forza, forza bimbo, che siamo tutti con te. Sali però. A posto, via, prendiamo il re. Ok, riprendiamoci la torre e la mettiamo a destra. Perfetto. Eccola qua. Poi la donna la mettiamo qua. No, aspetta, la donna dall'altra parte. Ok, donna qua e il re qua. Scacco matto. Ti ho fatto scacco matto. Non lì, non lì. Riprendilo, qua al centro. Ti ho fatto scacco matto, bimbo nero. Posso salire grazie alla torre. E saliamo. Forza, via. No, le bottiglie non ci servono. Ah, adesso sì. Passaggio segreto con chiave annessa. Prendiamo. Levati, pedone. Prendiamo subito la chiave. Perfetto. Possiamo ritornare indietro e sbloccare la porta chiusa. Chiave, giustamente. Non è che l'abbiamo recuperata per tenermela in tasca. Ma io presumo che ci sia qualcosa ad attaccarmi da qui a poco. Perché ho questa sensazione? Mi sa che è fondata la mia sensazione, però. No? Strano. Apriamo qua. Episodio un po' più lunghetto, perché mi avete chiesto di farli un po' più lunghetti. Adesso vediamo fino a quanto. Ma io mi salverei qua, però. Io finirei qua, perché sento brutti rumori. Ma quanto sono brutti sti rumori? Che c'è? Che stai da fa? Siamo nelle cucine. Aspetta che dobbiamo raggiungere lì. Spostiamoci il carrello. Ok, spostiamo. Spostiamo. Non è che c'è la maestra che si sta facendo un hot dog, un panino, qualcosa. Ha smesso di mangiare i bambini. E adesso si fa gli snack. I toast, non lo so, qualcosa. Però tutto sto casino per un toast, mi sa. Che non è proprio il caso. Quindi che sta a fa? Entra. Ok. Ok, in cucina ci siamo arrivati. Adesso però, bimbo, calma e circospezione. Tranquillo che non è successo niente. Non c'è l'amico Suoli. Ci sono tanti amici. E crepa. Piano però, piano. Tutta questa aggressività. Ma che cos'è contro un piccolo mestolo? Allora, qua dobbiamo calcolare i tempi come non so che cosa. In questo gioco. Allora, non facciamoci sentire. Però il primo lo dobbiamo uccidere facendo un casino assurdo. Piano. E allora vengo io contro di te. Ti liscio. Calcolano benissimo la distanza i bambini. Quindi si fermano proprio nel punto in cui il mio maestro non può colpire. Ma non è che sono scemi. Non è che sono scemi i bimbi qua. Vieni qua perché vi distruggo oggi. Allora io scappo, allora facciamo così, io scappo. E poi picchio. Però il mio maestro rimbalza. Il mio mestolo rimbalza qua, perché mi avete dato un mestolo di plastica, evidentemente. Vai, ripigliati. A scappare contro sti ramoscelli è praticamente impossibile. Via, ho lisciato il pulsante. E via anche a te. E congratulazioni per la vittoria. E via anche a te. Guarda lì come si ferma prima. Guarda lì come si ferma a distanza proprio di sicurezza. Ma che vi siete fatti il corso di sicurezza sul lavoro? E dagli, su. Ma che cos'è tutta questa ingegneria? Ti spacco la testolina. Corriamo prima che loro. E via. E vieni. E qua che non. Ok, perfetto. Tu scendi da lì? Ovviamente sì, perché vuoi crepare. Come gli amichetti. Guarda quello che c'è dall'altra parte, però. Guarda quello. E io sono indifeso. Perché non posso passare con il maestro.
Che sta... che sta a fa... No, ci ho ripensato. Ragazzi, direi che possiamo anche ritenerci soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi. Questo lo vedi... Ah, proprio devo rifarlo da qua. Allora, avrei dovuto passarmi il mestolo, secondo me. Avrei dovuto passare col mestolo, allora, secondo me. Va bene, questo lo affronteremo al prossimo video. Voi ovviamente lasciate sempre un bel like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E poi c'è tutto al prossimo video. Oggi torniamo su Death Park 2. Ieri abbiamo visto un altro finale. Abbiamo recuperato la nuova arma alla base militare. Vi ricordo che è stato aggiornato questo gioco. È stato aggiunto il combattimento finale con Hit e 4.